Ecco, questa è una cosa davvero preziosissima, ma veramente preziosa, preziosa. Volevo tenerla da parte per farvi una sorpresa, ma vabbè, vi faccio dare un'occhiata. È un meraviglioso, ma veramente meraviglioso, mi fa venire i brividi, catalogo della Ceppiratti del periodo d'oro. Guardate questi costumi di carnevale. C'è un bambino vestito da Gordian, una bambina vestita da Lady Oscar. Questa direi è Anna dai capelli rossi, probabilmente. Qui c'è Trider G7 e qui Zambot 3. Tutti che corrono insieme con dietro il sole, è una roba nella natura, è bellissimo, veramente sono commosso da questa cosa. Vi faccio vedere qualche pagina perché è una roba veramente pazzesca. Guardate un po', devo fare molto piano perché le prime pagine tendono un po' a staccarsi, ma ci sono delle cose pazzesche. Guardate, tipo il Gattiger. Sono foto strepitose, bellissime. Qui c'è il Jean Geyser. Guardate che meraviglia, queste belle foto. Lady Oscar. Quante cose belle aveva la Ceppiratti, mamma mia, Gordian. Cos'altro c'è qui? Bambole di pezza. Strano che sia tutto mescolato. Ci sono delle bambole mescolate con i robot. Gundam. Nessuno ce la fa contro Gundam. Eccolo qua, questo ce l'avevo da bambino, me lo ricordo benissimo. Bambole di porcellana. Vabbè, non è che voglio farvelo vedere tutto perché voglio farci un video con questo catalogo, ma un po' di macchinine. Dai, diamo un'ultima occhiata, vediamo cosa c'è qui. Trider G7, ecco. Con questo chiudiamo perché non voglio rovinarvi tutta la sorpresa. Comunque, tantissima roba. E poi Ecco. abbiamo i Questi li abbiamo Fantastickers. già visti in un video, però l'album non era mio, adesso l'album è nostro, eccolo qua, Ed è tutto completo, completo. guarda che bello, guarda come è tenuto bene poi. Sì, Anche guarda. questo diciamo lo sfoglieremo a parte Questo qui è perché... rarissimissimo, Ci credo. costato un occhio della testa, però Ci credo. credo che questa fosse in assoluto la mia serie di figurine preferite, diciamo, della nostra infanzia. E averlo così completo, pulito, è stato veramente un colpaccio, ma veramente tanta roba. Anzi, guarda, questi due ti direi mettiamoli via un po' al sicuro, Sì. perché... Ecco, qua invece abbiamo il mitico Dagon con il Dragonflyer. Questo qui è il leader dei Sectaurs, i terribili uomini insetto. Allora, vi dico una cosa. Vedete, questo è nuovo in scatola, è una roba piuttosto bella e rara. Sta diventando abbastanza difficile trovarli, sempre di più. Fino a qualche anno fa si trovavano ancora facilmente, invece ultimamente vanno un po' sparendo. Ora questa scatola ha alcuni difetti, ma devo dire che non l'ho pagata una follia, sono stato fortunato anche perché ormai dopo tutti questi anni di collezionismo ho diciamo le amicizie giuste. Ora ci tengo a dirvi che i Sectaurs io li adoro fin da bambino, non li avevo, me li sognavo la notte, ma veramente me li sognavo, li vedevo nei negozi di giocattoli e scleravo perché li volevo assolutamente, ma erano molto costosi. Quando tantissimi anni fa, quindi vi parlo di 25 anni fa, ho ricominciato a collezionare un po' seriamente, i Sectaurs sono stati tra i primi che ho completato. Ho tutto di questa linea, ma veramente tutto. E nell'ultimo anno mi sono capitate un paio di occasioni e quindi ho pensato di, diciamo, avendo perso le scatole, come saprete bene, ho perso tantissime scatole di tantissime cose, dicevo, ho pensato di procurarmi anche alcune scatole, almeno dei campioni per poterveli magari anche far vedere nei video, per averli anche io, perché voglio dire, è una linea curatissima, ma veramente con una quantità di dettagli, di originalità, di colore, di forme veramente strepitosa. Meritano tantissima attenzione, solo per quello che non ne ho ancora parlato, perché il giorno che parleremo di Sectaurs ne parleremo veramente, ma veramente bene. E vi dirò delle cose che non racconta nessuno normalmente. Ora, ho anche alcuni personaggi in blister, questo perché erano usciti quattro personaggi con i grossi insettoni, e poi, se non ricordo male, cinque personaggi in tutto in blister. Tra cui una variante di Dargon, sì, esatto. Vedete, per esempio, qui c'è il personaggio Skito. E qua fanno vedere che c'erano anche Mantor, Dargon in un'altra versione, Zack e Commander Waspax. Waspax, Waspax, non so come si dica. Ecco, io guardate, ho 3 dei 5 blister, quindi sono piuttosto contento, devo dire. Anche questi non li ho pagati così tanto. Sono bei giocattoli, molto molto belli, sia da vedere che da collezionare. Ecco.
Un tempo, sul lontano pianeta Symbion, un incredibile esperimento creò Sectaurs, i terribili uomini insetto. Ora la battaglia è nelle tue mani. Impugna i Sectaurs alati, manovra l'attacco, afferra il nemico. Sei tu che guidi ogni mossa dei tuoi Sectaurs, perché ora la battaglia è davvero nelle tue mani. Sectaurs, i terribili uomini insetto. Solo da uno dei pezzi grossi di questo giro, questa è la Fortezza delle Zanne, Fortress of Fangs, di Dungeons and Dragons. Questo l'ho preso dall'Inghilterra. Purtroppo ho subito una lievissima inculata, perché allora è più o meno ricca di accessori, ma mancano più cose di quante mi erano state dette. Qui doveva esserci un cancello con la grata, doveva esserci un'ascia qui, manca la scala, mancano i denti, mancano diverse cose. Lui mi aveva detto manca solo una scala e un cancello, invece mancano molte più cose. Poi quando gli ho scritto per fargli presente che queste cose mancavano, gentilmente non mi ha più risposto, quindi ora non so bene come cavolo farò. Per ora me la tengo così, gli darò una pulitina e poi vedremo. Ah, questa è tantissima roba. Questo mi sa che lo devi commentare. Idea Train. Niente, questo qua è uno dei Diaclone, l'ho trovato a un buon prezzo, vedete, anche tenuto molto bene, tra l'altro. E ha Idea Nauti, quindi insomma. È vero, caspita. Questo da bambino mi ricordo che mi faceva impazzire sto giocattolo, lo trasformavo in continuazione, troppo bello. L'hai proprio avuto? Sì, 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 io Diaclone li avevo quasi tutti, mi mancava giusto il grande Diaclone, il Buffalo e l'altra base, quella difficilissima da trovare, ma tutti gli altri ce li avevo. Avevo veramente tantissima roba, tutto scomparso, nulla, chissà come mai, va. Invece qua abbiamo Phantamen. Phantamen? Quello, più o meno. Sa volare, sa lottare, tutti aiuterà, questo è Emperor, bellissimo. Vediamo com'è dentro? Se vuoi. Lo apri. Vediamo. Eh sì, è tenuto bene. Sembra messo bene, sì. Sì, sì. Ha delle tutto... parti fosforescenti, mi pare di capire. Sì, sì, sì. Si vede, proprio giallo fosforescente. C'ha plastico. Gli occhi e la bocca fosforescenti, poi i pugni. Ecco, tutte queste parti, beh, si vedono benissimo. È veramente bello questo qua, c'ho anche il cavallo di là. Caspita. Allora, guardate, queste sono le quattro espansioni di HeroQuest, quelle aggiunte in Europa, diciamo. Quando ero ragazzino avevo comprato HeroQuest, ce l'ho ancora, me l'aveva regalato mia nonna, ero andato veramente fuori di testa per questa cosa. Quando poi sono uscite le espansioni non vi dico la gioia, perché voglio dire, si trattava di continuare l'avventura, quindi il ritorno del Signore degli Stregoni, se non sbaglio il secondo che è uscito, dove c'erano tanti non morti delle stanze nuove. Il primo mi pare fosse questo qua, la Rocca di Kellar, dove c'era il nano in copertina con il terribile gargoyle che rompeva sempre le balle nelle partite. Ecco, qui c'erano orchi e goblin a volontà. Ecco, poi mi ricordo anche lo stupore quando un po' di tempo dopo uscì questa qua, l'Orda degli Ogre, che era una scatola ancora più grossa e conteneva addirittura dei nuovi tipi di mostri, cioè non dei semplici orchi, goblin e scheletri riciclati, ma capperi, gli ogre, enormi, giganteschi, fortissimi. C'erano anche nuove stanze, nuove porte, vari segnalini, eccetera, eccetera. Era veramente una roba pazzesca. Tra l'altro, qui c'è un'etichetta di Grazzini. Grazzini erano dei magazzini di giocattoli che c'erano a Milano soprattutto e in altri posti in Lombardia e in Piemonte, credo. Ma la cosa incredibile è che era esattamente dove io compravo questo tipo di cose. Chissà che questa scatola non fosse accanto alle altre che ho comprato io quando ero ragazzino. Magari non era lo stesso Grazzini, ma magari sì. Io andavo da Grazzini 2, che era a Romolo, a Milano. Chissà. Davvero curiosa questa cosa. Poi niente, qua c'è anche i maghi di Morcar, ma di questo vi ho già fatto il video, quindi è inutile che ve ne parli ancora e ancora. HeroQuest, il grande mentor ti affida la missione più audace. Lotterai con la morte tra labirinti impenetrabili, porte segrete, tranelli, trabocchetti e attento agli incantesimi. HeroQuest da MB. E terminiamo con questi due amiconi che stanno tenendo da qualche minuto le tende a posto, visto che entra una bella arietta tiepida da fuori. Questo è Tendril, vi ho fatto la recensione, e qui c'è Decompose. Che vedremo prossimamente, ve lo dico subito,
di Compose, per come è fatto e per come è allucinante, orripilante, bruttissimo e cattivo, lo voglio recensire in un video spettacolare pieno di effetti speciali, scherzi e minchiate. Quindi ci vorrà magari un paio di settimane almeno, forse anche tre, non lo so, vedremo. Ci vediamo la prossima volta. Ciao e grazie per averci seguiti. Fate pubblicità, condividete, iscrivetevi, lasciate commenti. Grazie. Ciao.